Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi la ricetta di questi pancakes super super soffici. Sono buonissimi, facilissimi da preparare. È una ricetta che ho sperimentato da poco e volevo farvela vedere. Dovete prima di tutto riscaldare una pentola, quella per le crepe. Mi raccomando, utilizzate una pentola con i bordi bassi. Dopodiché dovete dividere i tuorli dagli albumi. Vi occorrono due uova, quindi due rossi e due bianchi. Separateli. E nei rossi dovete mettere 4 cucchiai di zucchero, potete utilizzare anche lo zucchero di canna o lo zucchero a velo se preferite. Andate a mescolare bene fin quando il composto diventerà spumoso. Aggiungiamo adesso la farina, 9 cucchiai di farina, 9 cucchiai belli pieni, mi raccomando. Aggiungete 250 ml di latte e continuate a mescolare fin quando il composto sarà bello omogeneo. Dopodiché inserite il lievito, mezza bustina di lievito per dolci, continuate a mescolare e a parte andate a montare a neve ben ferma gli albumi. Metteteci anche un pizzico di sale. Aggiungete questi ultimi al composto e mescolate dal basso verso l'alto. Il composto deve risultare non troppo liquido ma neanche troppo denso, quindi una via di mezzo. Adesso prepariamo i nostri pancakes. Allora, attenzione alla fiamma. La fiamma non deve essere né troppo bassa né troppo alta. Regolatevi in base al colore del pancakes, che deve essere dorato, né troppo bianco e né troppo bruciato. Se è troppo bianco vuol dire che praticamente la fiamma è troppo bassa. Se è troppo bruciato dovete abbassare un pochettino la fiamma. Quindi mettete il pancakes sulla pentola, quando inizia a fare delle bolle potete girare dall'altra parte. Il primo provate ad aprirlo, se all'interno risulta ancora liquido e quindi crudo, io vi consiglio di mettere sopra un coperchio quando lo andate a girare, in modo tale che si possa cuocere anche all'interno, perché come vi ho detto questi pancakes sono molto alti, quindi crescono tanto e magari può capitare che all'interno purtroppo il composto sia ancora liquido. Comunque il risultato è questo, sono veramente ottimi, soffici, alti, buonissimi. Io li farcisco con un po' di fragole e un po' di miele. Sono ottimi per la merenda, per la colazione, ma anche per dessert. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!